La città di Messina espugna il Palascoppa col punteggio di 25-12, 25-22, 25-20, una prestazione perentoria, un ottimo Soverato ma un grande Messina e una grande Valeria Battista, numero uno in tutti i sensi, ricezione e punti con i tifosi che stanno festeggiando, una bella partita. Sì. Sì, grazie mille. Siamo molto soddisfatti anche perché questa comunque era l'ultima partita del 2023. È stata una partita molto impegnativa anche perché avendo giocato tutte due giorni fa avevamo un bel carico addosso. Loro non ci hanno regalato assolutamente niente, soprattutto in battuta. Per noi è stata una partita molto complicata in ricezione, ma per fortuna siamo riuscite a compensare sia con un buon muro difesa che... con una buona tattica di attacco, ecco. Quindi siamo contentissimi del risultato e ci godiamo le meritate vacanze. C'è chi parla di Busto, Macerata, Perugia, ma non è che poi spunta sullo sprint Messina? Sì, non mettiamo le mani avanti, però sicuramente è un sogno che vogliamo realizzare, ecco. Noi lavoriamo tutti i giorni in palestra per poter riuscire a competere con quelle squadre più in alto di noi che hanno fatto la formazione proprio per salire. E non ci fermeremo davanti a nulla, adesso si riparte subito tra qualche giorno e continueremo a lavorare così. Con coach Fabio Bonafede, Messina perentorio, un allenatore che ha curato i particolari su ogni singolo punto, ma i risultati poi alla fine si vedono, siete terzi, giocate bene e qui a Soverato avete vinto con merito. Grazie, grazie dei complimenti, effettivamente si guarda al lavoro, che è quello che è giorno per giorno, e la cura dei particolari, perché il vincere e perdere è veramente una questione di particolari. Devo dire che Soverato è un campo con cui sono sempre arrivato con grande simpatia, perché allenando sempre squadre dal nord, da persona del sud, è sempre stato un campo simpatico, un ambiente simpatico. È sempre un piacere tornarci. Oggi c'era il rischio di prendere sotto gamba la partita? Ma è almeno 3 o 4 giorni che dico alle ragazze che giocare qui in questo palazzetto è molto difficile. Sapevo che avremmo trovato una squadra che cercava di riscattarsi in qualche modo e quindi anche nei momenti di difficoltà nel secondo set ho fatto di tutto per tenerle nella partita, perché il risultato del primo set poteva ingannare molto. Coach, mi ha detto Babbo Natale che lei aveva chiesto tante vittorie e lui ve le ha portate. Ora cosa chiede alla Befana? Allora, se posso essere serio e sincero, visti i tempi che stiamo vivendo, tanto salute per tutte le famiglie in generale della pallavolo senza colore e maglia. Per il resto la pallavolo è un gioco, si vince o si perde, è il nostro lavoro, siamo dei privilegiati e non dobbiamo dimenticarlo. L'abbiamo chiesto alla Battista, non è che tra Perugia, Macerata, Busto esce poi Messina? I programmi della società non sono per fare un salto direttamente quest'anno, però ovviamente noi lavoriamo per primeggiare, per giocarne una per volta e poi alla fine dell'anno vedremo come andrà a finire. Di sicuro ci sono squadre che hanno l'obbligo di vincere il campionato, ma questo non è sicuramente Messina. Buon Natale, buon anno a coach Guidetti. Non è andata bene, ma Messina forse era troppo forte per questo Soverato in 10, però abbiamo visto che lei parlava con i tifosi e vi capivate, insomma, i tifosi sono a fianco della squadra. Sì, sì, i tifosi sono al fianco nostro, auspicano, come auspichiamo tutti, di integrare la rosa con qualche giocatore, possibilmente che tiri molto forte perché ne abbiamo bisogno. E per quello che riguarda la partita, secondo me c'è da recriminare solo sul primo set. Gli altri due, le ragazze si sono immolate a muro e difesa e abbiamo fatto comunque 2 set dove abbiamo terminato 25-22 e 25-21. Secondo me contro il terzo in classifica, che hanno sempre giocato bene tutto l'anno, non è un risultato da buttare via, non sotto profilo del gioco, questo convengo che non è stato bellissimo, ma sotto profilo dell'impegno io non ho niente da rinfacciare a queste ragazze. Coach, chiudiamo il 2023 e apriamo un 2024, speriamo col botto e poi con tante soddisfazioni per la squadra che lavora e merita. Sì, noi abbiamo ancora qualche sessione prima di terminare l'anno, quindi ci alleneremo ancora un po', dopodiché penseremo a preparare il match contro Altafrate Padova il meglio possibile, perché per noi quelli sono punti realmente importanti. Ci sono anch'io, ma Karim Barbazzeni, l'Arone Trentino, è alta 1,95 m. E innanzitutto grazie, buon Natale e buon anno, continuate a metterci il cuore, dovremo fare meglio, ma lo faremo tutti insieme. Certo, adesso siamo in una situazione un po' complicata, però
chi c'è in palestra ci sta mettendo tutto quello che ha, cuore, tecnica, passione, ci sta mettendo tutto. Dobbiamo un attimo limitare alcune cose ed aiutarci il più possibile, perché ora siamo poche e con alcuni acciacchi, quindi dobbiamo aiutarci.